Buongiorno a tutti e grazie davvero per l'invito e la possibilità di svolgere questa conversazione in quella che io continuo a sentire un po' la mia casa, perché qui davvero tanti anni sono passati, anni costruttivi, anni di rapporti significativi con tante persone che indovino dietro le mascherine essere presenti. Per cui grazie innanzitutto alla rettrice, alla presidente della scuola di dottorato, alla coordinatrice del corso di dottorato in scienze giuridiche, tutti i colleghi, ma soprattutto un saluto affettuosissimo e calorosissimo agli studenti, gli studenti di dottorato e i colleghi che ci seguono qui in presenza e anche in streaming. Davvero per me è sempre una festa tornare nelle aule universitarie anche a discutere delle questioni che si trattano a livello istituzionale, di cui mi devo occupare a livello istituzionale come Ministro della Giustizia. Discutere con i colleghi, discutere con i ragazzi, con i giuristi, i professionisti di domani. È una festa perché nelle aule universitarie si respira il desiderio e la voglia di conoscere, di approfondire, il gusto del capire, il gusto dell'interrogarsi per il gusto della conoscenza. E questo non è un valore secondario. E in questo senso ho chiesto e abbiamo impostato insieme alla professoressa Ninatti a tutti gli organizzatori questo incontro non tanto come una conferenza dal podio, dirò qualcosa adesso per introdurre il dialogo, ma soprattutto in forma di dialogo e di risposta alle tante domande che ci sono arrivate da parte degli studenti e dei ricercatori e che poi abbiamo un po' raggruppato per aree tematiche. Davvero questo è un aspetto preziosissimo, questo spazio di libertà che è l'università. Davvero suona, dopo qualche anno di distacco, no? Prima di essere ministro sono stata fuori dalle aule universitarie come componente della Corte Costituzionale, ma sempre mantenere questa possibilità di tornare in un luogo dove si riflette su ciò che facciamo in un contesto di libertà. La scienza e l'arte sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Che parole importanti la nostra Costituzione ci consegna a proposito degli ambiti universitari. Guardate che questo spazio di perlustrazione senza confini, senza obiettivi specifici, senza finalizzazioni preordinate, che è la riflessione, lo studio universitario, è prezioso anche per chi poi deve assumere delle decisioni. Lasciatemi dire che in questi mesi, tra le tante cose, magari quelle che non appaiono nel dibattito pubblico ma sono importanti, sono pietre miliari, il Ministero della Giustizia ha coltivato in modo particolarmente intenso il rapporto con l'università e cito soltanto due aspetti, due dati concreti. Uno è la costruzione dell'ufficio per il processo, che reputo tra tutte le innovazioni, ci tornerò anche dopo, una delle più importanti in assoluto. Cos'è l'ufficio per il processo? I giuristi probabilmente lo sanno. È un cambiamento strutturale nel funzionamento degli uffici giudiziari che prevede che accanto al giudice ci siano dei giuristi, diciamo così, junior, che fanno squadra, degli assistenti. Ogni ufficio giudiziario sta lavorando per fare un proprio progetto organizzativo e decidere dove indirizzare le risorse che gli sono assegnate, perché gli uffici giudiziari hanno bisogni molto diversi, ci sono uffici piccoli, uffici grandi, alcuni che hanno delle competenze particolarmente sovraccariche in un ambito rispetto ad altri. Quindi la funzione e la struttura di questo ufficio del processo cambierà, è diversa da luogo a luogo, ma c'è un'anima comune che è quella che io reputo particolarmente interessante, che è quella di offrire l'apporto delle giovani generazioni agli uffici giudiziari
che debbono in un modo particolarmente impegnativo affrontare un carico di lavoro anche di smaltimento di arretrato e di riorganizzazione complessiva che è richiesto loro in questo periodo, in particolare per gli obiettivi del PNRR. Ma non è soltanto un escamotage, diciamo così, di tipo organizzativo, è un investimento per il futuro. Abbiamo costruito questo ufficio per il processo in base all'esperienza estremamente positiva dei tirocini e di altre sperimentazioni analoghe che ci sono state in tutta Italia. L'ufficio per il processo cambia il volto dell'organizzazione giudiziaria perché toglie il giudice dalla solitudine e gli offre l'apporto di una squadra. Chi è stato con me alla Corte Costituzionale sa quanto è interessante e significativo che il giudice non lavori da solo, ma, secondo aspetto, crea un ponte fra le generazioni. La grande esperienza dei grandi magistrati, che è insostituibile, il lavoro giudiziario è un lavoro di esperienza sul campo, viene nutrita e trasferita, viceversa, in una duplice direzione nei confronti delle giovani generazioni. Guardate quest'idea di un ufficio, di una struttura che toglie dalla solitudine e collega le generazioni anche come investimento per la formazione futura, credo che possa essere un'innovazione durevole nel tempo, qualcosa che può mettere le basi per un cambiamento a lungo termine. La seconda grande, il secondo grande cambiamento è stato legato a un bando significativo, a un importante investimento che il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione delle università, di nuovo per creare un ponte tra il diritto pensato e il diritto agito, tra gli aspetti di riflessione accademica e quelli invece dell'operatività concreta che riguardano il Ministero della Giustizia, questo enorme finanziamento per progetti sull'organizzazione giudiziaria, che è un po' il cuore delle tanti interventi che abbiamo fatto in questi mesi al Ministero della Giustizia e che vanno proprio ad attingere alla capacità di riflessione delle università, non solo delle facoltà giuridiche, ma anche di altri saperi, perché il mondo dell'organizzazione giudiziaria ha bisogno di attingere ad altri saperi che vanno oltre appunto lo studio e l'approfondimento del diritto in quanto tale e che ha avuto una risposta straordinaria dagli Atenei di tutta Italia, che tra l'altro hanno saputo organizzarsi in grandi gruppi di ricerca, creando una rete fra Atenei, non solo fra facoltà, quindi realizzando di fatto un'interdisciplinarietà, ma anche superando i confini territoriali o le piccole, diciamo così, gelosie che inevitabilmente possono scatenarsi quando c'è a disposizione la possibilità di attingere un finanziamento. Questi due grandi pilastri dicono di quanto sia importante che l'università, che è davvero il motore trainante per l'innovazione di tutto il sistema paese, possa trovare modi di collaborare con le istituzioni e, per quello che mi riguarda, in particolare con il Ministero della Giustizia. Perciò grazie dell'apporto che direttamente o indirettamente arriva a chi ha la responsabilità di assumere decisioni, per la riflessione spassionata a 360 gradi, che sa guardare con criticità e con propositività tutti i problemi del nostro tempo che arrivano nelle agende di chi deve assumere delle decisioni di governo. Cosa abbiamo fatto in questi mesi e che cosa ci attende? Qualche parola introduttiva. È davvero difficile riassumere questi 10-11 mesi di governo, che sono stati intensissimi per la quantità delle iniziative assunte. Come alcune domande dei dottorandi hanno evidenziato, c'è intorno alle tante iniziative un punto focale, un punto unificante verso il quale convergono i vari interventi.
E il grande obiettivo, il grande impegno, anche stimolato dagli obiettivi del PNRR, è un intervento sui tempi della giustizia. Lo sappiamo, se voi scorrete le relazioni annuali dei vari ministri della giustizia, almeno da 10-12 anni a questa parte, ma forse anche prima, ricorre da sempre l'endemico problema della lentezza della giustizia in Italia, a tutti i livelli, della giustizia in campo civile, amministrativo, penale, con difficoltà diverse, ma ovunque ogni ministro ha dovuto affrontare questo problema che rallenta, che affligge un po' il sistema giustizia in Italia da tanto tempo, che è quella della eccessiva durata dei processi. Lo ha stigmatizzato 1202 volte la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Condanne così numerose ci danno un triste primato, anche perché i secondi dopo di noi, con meno della metà delle condanne, è la Turchia, il secondo paese in Europa, nel Consiglio d'Europa, ad avere così tante condanne per eccessiva durata dei processi. E lo sa bene chi studia anche questo problema per compiti istituzionali, quanti sono i processi cosiddetti Pinto, no? La legge Pinto è una legge che è stata fatta a un certo punto per risarcire i cittadini dei danni subiti a causa della eccessiva durata del processo. La legge Pinto, che ha voluto dare una risposta, almeno con un ristoro monetario, per quello che è una grave lesione di un diritto, la ragionevole durata del processo è un diritto, e che a sua volta però, a causa delle fatiche di questo sistema giustizia, ha generato un paradosso, che cioè ci sono anche i ritardi per l'assolvimento dei doveri della legge Pinto, quindi ci sono ritardi sui ritardi dovuti ai risarcimenti in base alla legge Pinto. Insomma, un dispendio di risorse enorme, un dispendio di energie enorme, che va a ledere il cuore della funzione della giustizia. Qualcuna delle domande dei ragazzi sottolineava con una certa preoccupazione il timore che questa attenzione verso un'ossessione verso i tempi della giustizia potesse dare luogo a una sorta di deriva efficientistica. La giustizia, dopo tutto, è qualità, non è soltanto velocità nella risposta, tante volte è stata sottolineata questa cosa, e quindi la preoccupazione di alcuni ragazzi è quella di non sbilanciare il giusto equilibrio che bisogna avere nell'offrire una risposta di qualità, quindi di una giustizia attenta ovviamente a tutte le garanzie, a tutte le esigenze della difesa, anche alla risposta, all'approfondimento delle varie questioni che sono poste, e non sacrificare questo importante aspetto sull'altare dei tempi della giustizia. È una preoccupazione giusta, alla quale io però vorrei rispondere con due storie paradigmatiche. Voi dovete sapere che al Ministero della Giustizia arriva una quantità di corrispondenza veramente enorme da parte di cittadini, da parte di avvocati, da parte di mille associazioni, mille storie diverse, da parte di detenuti, mille realtà si rivolgono al Ministro della Giustizia raccontando storie tutte meritevoli di grande attenzione. Ne ho individuate due. La prima, perché è arrivata sul mio tavolo proprio pochi giorni dopo il mio insediamento in via Renula e mi aveva colpita e scossa particolarmente, e la seconda perché mi è stata segnalata durante una delle visite che ho fatto come Ministro della Giustizia nelle varie corti d'appello, per un viaggio, diciamo così, nelle corti d'appello che ho voluto condurre per capire le varie realtà, e vi assicuro che
questo viaggio in Italia fa emergere tante realtà diverse e anche una grandissima operosità da parte dei giudici in condizioni spesso davvero proibitive. Vi leggo, vi dico due parole su queste due storie paradigmatiche che credo rispondano meglio di ogni altra considerazione alla preoccupazione che accennavo, a cui accennavo prima. Questa prima lettera, tra l'altro, è stata pubblicata anche su un quotidiano, per cui non... tutte e due hanno avuto un eco sulla stampa, per cui non sto violando la privacy di nessuno. Illustre signora Ministra, le scrivo questa lettera pubblica per chiedere il suo conforto. Affranta dalla morte sul lavoro di mio figlio Roberto e dalla impossibilità di vedere celebrato il processo in tempi ragionevoli. Ho 75 anni e sono vedova. Roberto, il più piccolo dei miei 6 figli, era il mio sostegno in tutto. Aveva 32 anni e viveva con me. Quasi 4 anni fa, nel 2017, moriva tragicamente nel piazzale di una ditta in provincia di Teramo, mentre lavorava come trasportatore. Il nostro processo, sul cui merito non mi permetto di darle notizia né di chiedere il suo intervento, è a stento iniziato e non si riesce a celebrare nonostante rientri in quelli cosiddetti a trattazione prioritaria. Il Tribunale non è in grado di poter far svolgere in sicurezza i processi con più parti a causa della carenza di aule attrezzate, risorse e personale. E per questa ragione, in un anno e mezzo da quando è iniziato il dibattimento, a causa di continui rinvii, è stato sentito solo uno dei circa 20 testimoni. Con questa cadenza, il processo di primo grado durerà numerosi anni. Sono sicura che morirò prima di vedere la fine di questo processo, anche prima della fine del primo grado, chiudendo per sempre gli occhi senza poter sapere come e da chi è stato ucciso mio figlio. Le scrivo come madre, vedova e umile cittadina per chiedere il suo conforto e, nei limiti delle sue possibilità e competenze, di approfondire la disastrosa realtà di quel tribunale. Prima di morire vorrei poter andare sulla tomba di mio figlio Roberto per dirgli che la giustizia terrena ha fatto il suo corso. Questo c'è dietro ogni tentativo e ogni mossa che il governo e il Ministero della Giustizia ha fatto in questi mesi per affrontare il tema della ragionevole durata del processo. Una vittima di fatti troppo numerosi e gravissimi in Italia, attende quello che tutti debbono attendere dalla giustizia: una parola di verità in tempi ragionevoli, un accertamento delle responsabilità in tempi ragionevoli. E qui mi preme sottolineare che i continui rinvii non sono un atto di accusa nei confronti di nessuno. I giudici lavorano tanto, i cancellieri lavorano tanto, il personale amministrativo lavora e lavora tantissimo. Ma il settore della giustizia ha bisogno di risorse
di edifici, di interventi. Qui c'è un problema di aule non attrezzate, sicuramente il tema è stato anche aggravato dalla pandemia, e qui ringrazio pubblicamente tutto il personale del comparto giustizia che ha fatto sforzi importantissimi per non fermare la macchina della giustizia in questi anni, talora anche esponendosi a rischi importanti. Ce lo ricordiamo, i focolai nel Tribunale di Milano, che cosa hanno significato soprattutto nei primi anni del 2020. C'è un problema di risorse, c'è un problema di attenzione alla concretezza dei bisogni della giustizia. Questo è stato lo sforzo che ha condotto il Ministero della Giustizia ad intervenire su mille fronti diversi. Cosa abbiamo fatto a questo scopo? Lo sanno tutti, abbiamo fatto una riforma di alcune procedure, perché alcuni aspetti dei nostri processi potevano non facilitare la celebrazione in tempi ragionevoli delle varie cause. Il processo penale e il processo civile sono stati oggetto di due interventi importanti con leggi delega che sono già in fase abbastanza avanzata di elaborazione nella loro parte attuativa, per poter incidere su quei segmenti del processo che possono diventare di ostacolo inutile, cioè non produttivo di qualità e di approfondimenti e di rispetto dei diritti della difesa. Abbiamo fatto anche altre riforme importanti, come per esempio quella sulla crisi di impresa, sull'insolvency. È stato elaborato, ci sono le proposte che sono già state presentate a Palazzo Chigi della riforma dell'ordinamento giudiziario, con tutte queste grandi finalizzazioni e focalizzazioni sui tempi della giustizia. Ma soprattutto sono state accompagnate queste riforme del rito con enormi interventi di tipo organizzativo. Uno l'ho già citato ed è quello che io reputo essere il pivot di tutte le riforme, che è questo cambiamento strutturale della riforma dell'ufficio del processo. Sono già state selezionate gli 8.250 giuristi junior, non è poco, eh? È stato un concorso veramente impegnativo, anche perché nel momento in cui è stato fatto questo bando c'è stata una risposta davvero entusiasta da parte di tantissimi giovani giuristi, c'erano più di 67.000 domande, il concorso è stato concluso, inizia adesso la fase di formazione, di preparazione, perché questi giovani giuristi possano essere a disposizione entro febbraio del 2022 di tutti gli uffici giudiziari. I numeri sono importanti, forse non tutti hanno in mente le proporzioni. Diciamo che se a regime i nostri magistrati in servizio sono circa 10.000, in realtà c'è una carenza di personale anche dei magistrati, per cui le coperture non sono non tutti i posti in organico sono coperti. Comunque diciamo 10.000, 8.200 persone in più sono un bel polmone che dovrebbe dare respiro al lavoro dei giudici, ma soprattutto è un polmone che dà respiro perché in questi mesi, mentre noi ci organizzavamo per selezionare questi giovani giuristi, appunto, come accennavo prima, i singoli uffici giudiziari sono stati chiamati a elaborare dei progetti. Dove li mettiamo questi giudici, questi giovani giuristi? Cosa facciamo fare loro? Quali sono gli obiettivi che diamo loro? Qual è l'obiettivo di smaltimento, di arretrato o di riduzione dei tempi che dobbiamo fare, che dobbiamo conseguire in ciascun ambito, in ciascun ufficio giudiziario? Quindi un lavoro, questo arrivo di questa carica di energie giovani ha anche stimolato una riflessione organizzativa da parte degli uffici giudiziari, e questo io reputo che sia
un cambiamento di lungo periodo. Si è lavorato tantissimo con il Consiglio Superiore, ma soprattutto con la scuola della magistratura, per offrire ai vertici degli uffici giudiziari le dovute conoscenze di tipo, diciamo così, manageriale organizzativo. Certo che i giudici devono fare i giudici e i giuristi devono fare i giuristi, ma qui chi ha la responsabilità anche della gestione degli uffici giudiziari deve imparare una cultura dell'organizzazione che è qualcosa che può essere trasmessa, e quindi la formazione sotto questo profilo è un aspetto su cui si sta puntando enormemente. E poi, nonostante gli ostacoli della pandemia, lo vediamo, che non demorde, non cede, ancora oggi, come un anno fa, ci costringe a delle forti limitazioni nell'uso degli spazi, nelle modalità di azione, abbiamo cercato di svolgere i concorsi sia per l'avvocatura che per la magistratura che quelli per i funzionari. Sembrano cose banali, ma vi assicuro che far sedere 10.000 candidati al concorso di magistratura in un luogo dove non scoppino dei focolai e non si creino più di servizi richiede uno sforzo organizzativo di fantasia. In alcuni casi, in molti casi anche, abbiamo dovuto modificare le normative perché per poter fare in modo diverso questi concorsi, che sono essenziali per non fermare il paese, per non fermare il sistema giustizia. E poi due altri aspetti ai quali stiamo lavorando con molta intensità, anche nel campo della giustizia come in tanti altri settori, la pandemia ha spinto enormemente verso un adeguato sfruttamento degli strumenti di digitalizzazione delle nuove tecnologie. Mi era già capitato come Presidente della Corte Costituzionale, perché nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, mi trovavo a rivestire quella carica, per non fermare l'istituzione ci siamo lì dovuti letteralmente inventare il processo costituzionale telematico, che mi pare il 3 dicembre scorso poi è stato varato in tutta la sua complessità, è stato messo a punto definitivamente. Il primo prototipo però l'abbiamo dovuto un po' inventare al momento, forme di dematerializzazione del flusso dei documenti. Sembra una banalità, ma non è così. Se tu hai la coda degli avvocati che devono andare in cancelleria a portare i documenti o a trasportare i fascicoli da una parte all'altra, con la pandemia, con le inevitabili riduzioni di presenze negli uffici delle persone, i distanziamenti, il lavoro, lo smart working o il lavoro agile che sia, diventa un problema anche questo. Quindi digitalizzazione innanzitutto per cercare in tutti i settori. L'Italia era partita già molti anni fa con alcuni esperimenti nell'ambito soprattutto del processo civile, ma un'accelerazione in questa direzione e almeno per alcune porzioni del processo la possibilità di usare le videoconferenze. Tutto questo è stato, diciamo così, inventato e implementato in modo piuttosto accelerato in questi anni. C'erano anche già su questo terreno delle sperimentazioni, ma anche tante perplessità, tante resistenze. Qui la pandemia ci ha posto davanti a delle esigenze imperative che hanno accelerato enormemente questa trasformazione, diciamo così, dei nostri palazzi di giustizia in palazzi di giustizia smart. Il lavoro è tanto da fare. Stiamo portando avanti tanti progetti. Uno di questi
che tra l'altro è stato presentato per un finanziamento ad hoc alla Commissione europea, vi sembrerà una banalità, ma per darvi il senso della concretezza con cui si muove il Ministero della Giustizia, riguarda i tempi di attraversamento delle cause. Chi tra di voi fa l'avvocato o ha esperienza di vita di palazzo di giustizia sa cosa sono i tempi di attraversamento. Cosa sono? Sono quei tempi che tra, per esempio, la fine del processo di primo grado, il deposito della sentenza e l'incardinamento nella Corte d'Appello passano per trasferire i fascicoli appunto da un ufficio all'altro. Ora, in alcune corti d'appello, in alcuni distretti, questi tempi di attraversamento, per una serie di carenze di vario genere, rubano mesi, addirittura anni. Allora, questo è un tempo del processo che non è un tempo utile, è un tempo perso. È un tempo che non giova a nessuno, né al giudice per approfondire le cause, né alle parti per approfondire i propri diritti di difesa. Quella è semplicemente un'inefficienza, per cui abbiamo elaborato un piccolo progetto che speriamo possa a breve essere annunciato anche per dare sollievo agli uffici giudiziari, per abbattere questo tempo di attraversamento appunto con l'uso delle tecnologie. E poi, per accompagnare tutto questo processo di trasformazione che punta su risorse umane, risorse strumentali, gli interventi nei palazzi, per esempio, qualcuno ricorderà che ci sono situazioni davvero drammatiche in Italia. Anni fa a Bari furono celebrati dei processi sotto le tende perché erano inagibili i palazzi di giustizia. Adesso la situazione è stata in parte rimediata, ma io avevo trovato un progetto che prevedeva la finalizzazione del palazzo di giustizia di Bari entro il 2028. Con interventi piuttosto energici abbiamo una data di consegna di quella cittadella adesso nel 2024. Si può fare, si deve intervenire, risorse umane, interventi sull'edilizia, progetti organizzativi, una cultura dell'organizzazione, nuovi magistrati, nuovi funzionari, l'ufficio del processo, digitalizzazione, tutti questi interventi, che sono interventi ciascuno dei quali capisco che possa non sembrare avere una nobiltà di ispirazione, sono però le risposte alle domande di quell'anziana madre e di lei e come lei di tante altre persone che dalla giustizia attendono tempestivamente non la restituzione di quello che un'ingiustizia, un male, un crimine ha tolto loro. Questo la giustizia umana non lo può dare, ma almeno una parola di verità, una parola di ricostruzione dell'accaduto, una parola di accertamento delle responsabilità. Questo è ciò che ispira l'azione di questo governo nell'ambito della giustizia. Lo sguardo alto ai principi costituzionali, ai principi europei, i diritti della difesa, la ragionevole durata del processo, tutto ciò che è stato consegnato da un lungo percorso di civiltà giuridica di cui dobbiamo andare fieri, e i piedi saldamente per terra, perché quei principi, per diventare effettivi, per dare risposte alle persone, agli imprenditori, alle vittime, agli imputati, alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti, ai figli che vengono tolti dalle famiglie, queste risposte tempestive hanno bisogno di un'attenzione concreta ai piccoli gesti dell'amministrare.
Guardate che questo è davvero il compito del Ministero della Giustizia, un servizio perché la funzione giurisdizionale così alta e importante possa essere svolta nel modo più fluido possibile. Chiudo ricordando un importante insegnamento di un ministro della giustizia che ricopriva questa carica negli anni più bui del nostro paese, negli anni in cui la mafia attaccava duramente lo Stato e tutte le sue istituzioni. Ricorderete, ragazzi, che uno dei capitoli più importanti della storia della giustizia italiana fu il maxi processo che a metà degli anni Ottanta venne celebrato. E ovviamente il maxi processo fu frutto della grande intuizione di alcuni magistrati, della grande capacità inventiva, della grande serietà e quantità di lavoro che quei magistrati in prima linea avevano condotto, che poi sappiamo bene quanto è costato loro. Ma quel grande maxi processo aveva anche bisogno di modesti interventi di strutture materiali, per esempio la costruzione dell'aula bunker, o qualcuno che si preoccupasse di portare il cibo ai testimoni. Questo facevano anche i magistrati addetti al Ministero della Giustizia, comprandolo ogni giorno in supermercati diversi per timore che quei testimoni potessero essere avvelenati e non potessero continuare a dare il loro apporto all'accertamento della verità. Dunque, grandi principi e grande concretezza. Il compito del Ministero della Giustizia è innanzitutto assicurare questa possibilità, queste condizioni materiali, perché, come dice l'articolo 110 della Costituzione, i servizi attinenti alla giustizia possano svolgersi. Ecco, questa è l'idea, il Ministero come un'istituzione a servizio della grande funzione giurisdizionale. Grazie.